Buonasera, buon inizio vlog. Allora, è un po' che non giro vlog, vi dico la sincera verità. È finita la settimana, è venerdì, ho finito di lavorare. Se mi seguite da un po' sapete che il venerdì tendenzialmente finiamo un attimino prima, oggi più tardi del solito, però vabbè. In ogni modo, sono venuta a farmi un giretto dai cinesi perché, con mio sommo stupore, siccome domani è il 1º maggio ed è festa, praticamente hanno anticipato la chiusura del centro commerciale dei negozi per il cosiddetto antiassembramento. Visto che domani è festa, allora anticipano la chiusura oggi. Lasciamo perdere, questa questione è meglio evitare. Allora sono venuta dai cinesi, unico posto che regala gioie, perché non ho assolutamente voglia di andare a casa, perché casa, lavoro, supermercato. Mi sono anche un po' rotta le scatoline, scusate il pseudo sfogo polemica, ma veramente ragazzi, cioè, ok. Ho detto vado a casa, non vado a casa, poi fai danni, bla bla bla. Ho detto andiamo dai cinesi che è un luogo un po' neutrale. In realtà vi dico che volevo vedere innanzitutto svagarmi un attimo, perché vabbè, vai a svagarti dai cinesi, ok, al Carrefour è tutto chiuso. Insomma, va bene, di spesa non ne devo fare, ho lavorato tutta la settimana, sono anche un po' stanca, ma stanca di testa, non stanca, insomma, ci siamo capito, detto andiamo dai cinesi. Ho ripreso un attimino con l'uncinetto, non ho preso un nuovo filato, ragazze, però in compenso ho appunto ripreso, domani saremo da un nostro amico che ha comprato la casa, ci ha invitato, appunto, saremo in quattro, niente di che. Che si può, quindi lo facciamo, però, no, perché qui bisogna precisare, gli ho fatto una sorpresa, un bel cestino di fettuccia, siccome a suo fratello l'ho regalato al compleanno, un segno ovviamente. Gliene ho fatto uno, era tanto, devo dire che non uncinettavo, perché c'è stato il boom fino a fine gennaio, poi una roba e l'altra, adesso ho ripreso e devo dire che un po' mi era mancato. Vorrei accettare un po' la sfida di provare a fare una borsa con l'uncinetto. Ho iniziato un parolone, ho visto un tutorial di una pochette a tracolla, ma in realtà una bellissima è a secchiello, che però la base è fatta con un filato di corda, e io tra quelli che ho, che ne ho un po', infatti adesso vorrei temporeggiare su quelli lì finché non ne faccio andare, però di filato di corda non ne ho. Siccome vorrei iniziare questo progetto, tra l'altro c'è questa ragazza che ha un canale di uncinetto che fa delle cose bellissime, se mi ricordo ve lo linko, se mai nella continuazione del vlog vi dico il nome perché in questo momento mi sfugge, però veramente ragazze, se voi digitate tutorial borsa uncinetto o cose di questo tipo vi esce tra le prime, perché a parte che ha un sacco di iscritti, ma è bravissima, e quindi vorrei cominciare a fare questo progettino, e mi serve il filato di corda. Il filato della parte alta ce l'ho, vediamo, a meno che non ci sia qualcosa che mi colpisca, però voglio far andare un po' di quello lì. Spero tra l'altro che a Fabio piaccia il cestino di fettuccia, poi semmai, visto che domani siamo a pranzo, nella continuazione del vlog ve lo dico, sono proprio contenta per lui in generale, e poi di avergli fatto questo segno, e pensavo di prendergli come buon auspicio per la casa da metterle al centro una bella candela, che in realtà è la stessa cosa che ho fatto anche suo fratello per il compleanno, però vabbè, adesso vediamo. Innanzitutto il cestino di fettuccia mi piace veramente molto, che tra l'altro, se mi seguite su Instagram, ho fatto qualche piccolo spoiler che credo che Fabio non abbia visto, o comunque non abbia capito nel dettaglio. Mi trovate come C4Kate su Instagram e mi raccomando, seguitemi anche qua sul canale, mettete mi piace ovviamente oppure evitiamo di mettere i pollici in giù, no? Non guardiamo direttamente il video, ok? Oggi sono un po' polemica. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Nulla, ho cioccolato fin troppo, non so cosa si sia capito. Questo è il make up di oggi, molto molto carino. Matita di colli star nera che ho messo anche sotto, si vede che sono stanca, però l'effetto comunque è molto molto bello. E ho sfumato, ragazze, solo nella piega il blush.
Blush è un nuovo modo di fare il cosiddetto trucco veloce, matita, bla bla bla, però con questo effetto mi piace. Quando faccio questa tipologia di trucco quasi quasi lo preferisco rispetto a solo la matita. Voi che cosa dite? Rossetto avevo su Flamingo Acid di Fenty Beauty, che mi piace molto, ma non l'ho più ritoccato per ovvi motivi, però mi piace, magari dopo ve lo faccio vedere. Sopracciglia sistemate, le ho fatte da poco, mi piacciono. Sto al momento utilizzando ancora la combo di Benefit, anche se avete visto che ho integrato il tutto con i miei prodottini del cuore di Essence Cosmetics che ho preso su Pink Panda, che ovviamente utilizzerò, però adesso sono proprio in fase matita, perché vi ho spiegato che c'è stato un piccolo qui pro quo con un peletto qui, che la matita è fondamentale, però la mia combo low cost del cuore la conoscete. Comunque l'effetto del make up, ragazze, mi piace molto, fatemelo sapere. Nulla, orecchini, vi dico ancora questa, poi giuro che vado, li avevo presi 100 anni fa su una pagina su Instagram che non ho più visto, veramente carinissimi. Sono fatti con il bottone, ce li ho anche in nero e fucsia, belli belli belli, non li ho più visti. Se conoscete qualche pagina su Instagram che li ha, fatemelo sapere, perché veramente questa ragazza faceva delle cose carinissime. Sono pagati pochissimo, cioè so che li avevo presi su una pagina su Instagram, ragazze, ma veramente non l'ho più vista. Mentre questa collanina che ho su è di Shara Shop, ne ho prese diverse, se mi seguite su Instagram ve l'ho taggata più volte, ha delle cose carinissime. Oggi ho messo solo questa perché insomma non volevo fare troppo. Nulla, vado dai cinesi e dopo ci aggiorniamo, ciao. Eccomi, rientrata in macchina nel mentre mi ha chiamato mia madre, che facciamo una commissione prima di rientrare a casa. Comunque sono stata bravina, nel senso che non mi sono lasciata prendere dalla polemica della serata, giusto per rimanere in tema nella prima parte del vlog. Non ho trovato, ragazze, guarderò su Amazon, anzi fatemi sapere chi uncinetta se ha qualche idea. Perché la corda, il filato corda, quello che avevano qui, a parte che era piccolino, costava 1 euro e avrei dovuto prenderne tipo 10, ma vabbè, ma al di là di quello, proprio secondo me, spago barra corda, la vedo un po' una cosa complicata per quello che devo fare io. Indagherò su Amazon e nel caso vi faccio sapere. Allora, vi faccio vedere che cosa ho preso dai cinesi, ragazze. Devo dire che sono stata brava, non mi sono lasciata prendere dalla polemica barra sconforto barra giornata, ok. Ho speso 25,87 euro, ho preso cose praticamente utilissime, mi faccio i complimenti da sola. Allora, 0,99 euro. Una novità che ho scoperto in ufficio, perché la signora che viene a farci le pulizie l'ha portato in bagno, lei l'ha preso di un altro gusto. Ho studiato un po' la situazione, come faccio di solito, 99 centesimi un litro, ragazze, l'ho preso, mi sembrava interessante, all'olio di argan, mani e viso, ovviamente non lo uso per il viso, lo facciamo andare come il pane, mi sembrava conveniente, l'ho voluto prendere. Se mi seguite da un po' sapete che io e l'olio di argan abbiamo una lunga storia d'amore, come dire. Poi, 1,29 euro l'uno, ragazze, che ve lo dico a fa, grande amore da giornata, da mattina, anche se nell'ultimo video che della flesciata igiene orale vi ho fatto vedere che ho trovato in offerta da Tigotà quelli nuovi della Colgate, che non ho preso il BioRepair perché costava troppo. C'è un po', non è che c'è un cambiamento, però dipende anche ovviamente se non lo trovo a un prezzo proibitivo. Il BioRepair ovviamente lo prendo, adesso ne ho ancora due in scorta, cercherò di studiare la situazione, magari guardo anche online, però sapete che adesso alla mattina utilizzo questo o comunque il Colgate, anche se vi devo dire la verità, la nuova versione del Colgate lo sto trovando veramente molto buono da mattina e da sera, ma nel caso ne parleremo. Comunque da giornata ne ho presi due, non ve li descrivo perché penso che vi possano uscire dagli occhi, come giusto che sia, perché ve ne sto parlando dalla notte dei tempi, come vi sto parlando dalla notte dei tempi, ragazze. Allora, se riesco, ovviamente 1 euro, qui mi prendono per matta, ma va bene, ok,
scusate che qui c'è un signore che sta salendo sul suo furgone, mi prenderà per matta, ma non c'è problema. Ho preso 1,69 euro l'uno il mio deodorante del cuore, ragazze, non lo voglio dire troppo a voce alta, ma lo vedete nei Finiti Beauty, lo sto utilizzando da tempo, non lo urliamo troppo, penso di aver trovato un buonissimo deodorante e speriamo che duri, perché se mi seguite da un po' sapete che anche per questa sezione sono un po' così, però mi piacciono molto e se non li avete ancora provati, ragazze, provateli. Dai cinesi li trovo a 1,69 euro, spesso li trovo a qualcosina in più, cerco di prenderli sempre lì perché ovviamente sono più convenienti. Non ho preso la versione di Alessandro, innanzitutto penso che lui ne abbia ancora due in scorta, però il borotalco, quello che utilizza lui, era a 3 euro e sinceramente spero di trovarlo a qualcosina meno e poi si arrangerà ogni tanto, si può anche arrangiare. No, vediamo, comunque penso che ne abbia ancora in scorta e quindi mi sono presa questi due che, ripeto, non vi voglio descrivere più di tanto perché penso che vi escano dagli occhi. Poi, ragazze, il mio regalino per me me lo tengo, facciamo che ve lo faccio vedere subito. Ho ripreso dopo tantissimo tempo un dupe di un profumo che io scoprì durante l'università con la mia amica, ex collega di università, che purtroppo non ci vediamo da tantissimo tempo, però Lalla, se stai guardando questo video ti saluto, ti ho pensata. Ho trovato che lo utilizzavamo all'università, mamma mia, mi sembrano 100 anni fa, non sono 100 anni, ma qualche annetto è passato, va bene, cambiamo discorso. Ho preso a 7,50 euro il dupe di Hypnotic Poison, che costa decisamente molto di più, costa un po' di più dei dupe classici. Se mi seguite sapete che durante la settimana lavorativa io utilizzo Tesori d'Oriente, Malizia, vari dupe che sto provando e alcuni mi danno un sacco di soddisfazione, quello di Eurospin compreso, ve ne ho già parlato e ne ho un altro in utilizzo. L'ho trovato, l'ho voluto prendere, ragazze, è identico a, tra l'altro mi sono spruzzata al tester, è buonissimo, è particolare, è tantissimo che non lo utilizzo, Lalla ti ho pensata, fammi sapere se lo utilizzi ancora. 7,50 euro mi sono voluta fare questo regalino, diciamo non prettamente necessario perché ne avevo diversi, ma sapete anche che li faccio girare, mi è sembrato un buon compromesso. E ve lo straconsiglio se vi piace Hypnotic Poison, questo costa la terza parte in meno, è identico e ha una buonissima durata. Fatemi sapere se conoscete questo profumo ed è la versione dupe ma eau de toilette. Poi, ragazze, le salviettine igienizzanti, che tra l'altro sto finendo quelle a lavoro che avevo preso da MD, ci farò caso se ci vado, le ho volute prendere, adesso non so se le terrò in borsetta o meno, perché qui oramai ho igienizzanti ovunque, però 99 centesimi le ho volute prendere. Non mi piace tantissimo questa chiusura perché se si aprono eccetera farò attenzione, ma non ci dilunghiamo oltre. Poi, ragazze, per Alessandro, che so che gli piace, a 1,49 euro mi è sembrata un'ottima offerta, un litro di Pino Silvestre, questo lo darò a lui sicuramente, tra l'altro muschio delicato, buono. Ce n'erano di tutti i gusti, a 1,49 euro un litro, vi giuro che ne avrei preso qualcuno in più, ma siccome stiamo finendo alcune cose, questo gliel'ho voluto prendere perché so che gli piace. Non ho trovato da un litro la versione classica del Pino Silvestre non trasparente, ma questo è molto buono, penso anche che gli farà piacere perché so che gli piace. 1,49 euro un litro è super conveniente, forse anche molto spesso più di Tigotà. Poi, ragazze, ho preso Mil, che dire, penso che voi avrete già visto i Finiti Beauty e soprattutto la seduta casalinga del mese di aprile e quindi capirete il perché di questo prodottino qui. Abbiamo finito una versione il mese di aprile così, che ovviamente non credo di averla finita tutta nel mese, ma l'avevo aperta a fine marzo, insomma sapete che queste versioni grandi io riempio i saponi mani, lo utilizziamo per il corpo, la versione Argan comunque essendo molto lenitiva e idratante va benissimo anche per il corpo, io tendenzialmente non prendo più, a parte quella versione viso e mani che però era 99 centesimi, l'ho voluta provare ma con la stessa filosofia di questi,
Cioè io non ho più preso saponi mani mirati proprio per questo motivo, perché grazie all'Argan, essendo lenitivo, va bene per tutto. E devo dire che riempiendo i vari dispenser io mi ci trovo bene. Questo, ragazze, costa 1,50€ e anche questo un litro. È buonissimo, ragazze. L'ho finito, l'ho voluto subito riprendere. Mil è veramente una rivelazione. Costa poco, ha degli ingredienti ottimi. Argan e abano nero, è buonissimo. Vi dico, mi piace un sacco, ma veramente l'ho cercato proprio buonissimo, l'ho cercato proprio di questo gusto. Ci sono tantissimi gusti fruttati eccetera, a seconda poi di quello che vi piace, ma vi dico, se privilegiate la sezione con la, cioè la sezione, i gusti con l'Argan, sono versatili, mani, corpo eccetera. Ovviamente per l'ambito intimo c'è il sapone intimo, quello non utilizzo tutto anche per quella zona perché non va bene, però è un buon compromesso di risparmio, ma non tanto per non prendere il sapone mani, ma proprio perché secondo me è anche uno spreco, e privilegiando l'Argan, non mi viene il nome, il gusto, insomma, oh mamma, comunque il gusto all'Argan va benissimo per mani, corpo eccetera, è molto idratante, non tira la pelle, è un ottimo prodotto. Vi avevo messo anche nei top, forse non del mese scorso, sì del mese scorso, il detergente intimo, che tra l'altro ho cercato da questi cinesi ma non c'era, e lo vorrò riprendere sicuramente. Comunque, se hai capito che mi piace, sì, benissimo. Poi a 99 centesimi l'uno, non so se ve li avevo già fatti vedere in qualche video, vlog, non ricordo. Comunque, tempo fa, un mese e mezzo fa circa, per la scarpiera e il mobile d'ingresso dove abbiamo anche le scarpe che utilizziamo di più, avevo preso due deodoranti a 99 centesimi, più uno penso di aver preso questo gusto e un altro gusto. Adesso ho preso Brezza di Mare e Pino. Ragazze, io non pensavo, in prima battuta ne avevo presi due, ma vi dico, buonissimi. Ne ho ripresi altri due perché nella scarpiera, nello sgabuzzino, sta dando più effetti. Cioè sto vedendo che sta finendo prima, e poi per 99 centesimi ho visto che funzionano. Se li trovate, ragazze, effettivamente fanno quello che devono. Piccola spesa, buonissima resa. Poi, ragazze, a 1,69€ a confezione di Hydrofill ho preso due confezioni di cotton fioc, avendo due bagni. So che Ale ha tirato fuori l'ultima confezione, questi vanno, sono buoni. Hydrofill è una buona marca, 300 pezzi l'uno. Di solito li avevo presi anche da Eurospin Fior di Magnolia quando ero andata per le strisce, ma so che è stata aperta l'ultima confezione. Non sia mai che rimaniamo senza. Della stessa marca, ragazze, ho preso due confezioni di Hydrofill quadrotti per uso cosmetico. Mi ricordavo giusto di averli trovati dai cinesi. Questi qua, vi volevo dire il prezzo, 99 centesimi a confezione. Se li trovate, ragazze, mi ci sono trovate, mi ci trovo bene. Quindi sono dai cinesi, è una buona marca Hydrofill, assolutamente consigliata. Ve li ho fatti vedere in qualche Finito Beauty perché li avevo già provati, non ricordavo più se li avevo presi da Tigotà, acqua, sapone eccetera, ma forse vi avevo anche nominato i cinesi. Comunque ottimi. Niente, ragazze, come avete visto sono stata molto brava, tutte cosine utili, molto molto buone. Fatemi sapere se su Mil avete indagato anche voi. Devo dire che tutto quello che ho provato, anche acqua micellare eccetera, che vi ho fatto la prima flashata beauty del canale su latte e tonico, è una linea ottima, veramente costa pochissimo, ingredienti ottimi che non aggrediscono la pelle, insomma assolutamente ottima. E come avete visto sono corsa nuovamente ai ripari. Nulla, vado, raggiungo mia madre, facciamo la commissione che dobbiamo fare e poi forse vado a casa. Ci vediamo, penso, domani con la continuazione del vlog, che probabilmente verrà un film perché ho già parlato adesso quasi 13 minuti. Prima 7, non lo so, vedremo. Ciao! Buongiorno, benvenuti nella continuazione del vlog. È sabato 1 maggio, mi sono preparata, come si vede sono in bagno. Mi sono preparata e ho detto, in realtà volevo girare il get ready dentro al vlog, ma non volevo ingigantire in troppo la cosa, il mio bello accappatoio sullo sfondo. Di solito lo sposto, adesso mi sono dimenticata.
Dicevo che ho detto, poi non vorrei che diventasse troppo lungo, bla bla bla, però ve lo racconto. Innanzitutto stamattina ho fatto una bella doccia appena sveglia con lo scrub di Botanica, quello classico. Aspettate che ve lo faccio vedere. Ve l'ho già fatto vedere perché l'avevo preso su tutto il corpo, mi sto anche gocciolando questo qui. Poi ho fatto quello che vedete verde appoggiato lì, viso e corpo, ma non sul viso, su tutta l'altra parte del corpo. Scusate, guardavo la gocciolina d'acqua che dopo asciugo. Su tutta l'altra parte del corpo, perché mi sono confrontata anche con Kate che lo scrub, ovviamente, non è che ci sono arrivata adesso, però per chi ha cominciato ad approcciarsi allo scrub, già vi ho spiegato che almeno per quanto mi riguarda è molto complicato cercare di capire come effettivamente utilizzarlo. Ho cominciato anche a scrubbare determinate parti del corpo, le braccia, la zona dei gomiti, qua. Insomma, con quell'altra versione che vedete lì di Botanica, che ve ne parlerò presto, ho fatto questa parte del corpo e devo dire che questa combo mi sta piacendo. Ho uno scrub in scorta che avevo preso sul sito di Makeup, che non ho ancora fatto, che farò. Però, ragazze, con questo qui di Botanica DMD effettivamente mi ci trovo bene, mi sembra un buonissimo prodotto. Fatemi sapere se l'avete provato e nel caso se vi potrebbe interessare un video proprio dedicato ai miei scrub del momento, per quanto possa effettivamente consigliarvi, anche perché, ripeto, mi sono avvicinata allo scrub non ieri, ma relativamente da molto poco, quindi insomma, fatemi sapere. Allora, per quanto riguarda il make-up, ragazze, sapete che nel weekend ho una routine un po' diversa per ovvi motivi. Innanzitutto sulle labbra ho messo il Creamy Love di Clio Makeup, Cleopatra, questo bellissimo colore qui che mi ha regalato Federica, una mia ex collega di università. Se stai guardando questo video ti saluto, che è bellissimo, mi piace molto. Oggi è un trucco molto incentrato su Clio, a parte il Dark Love che non ho ancora aperto, aprirò a breve, perché volevo finire appunto quello che ho aperto, di cui vi parlerò perché ce l'ho aperto da un bel po' e ho avuto un'ottima resa. Come base ombretto, ragazze, ho messo uno Sweetie Love, ombretto cremoso a lunga durata, che io ho in colorazione Creamy Cappuccino, questo qui è molto molto cremoso, ragazze. L'ho utilizzato qualche volta, non tantissima. Non è un, secondo me, un prodotto da tutti i giorni, se magari si è anche un po' di fretta, però sicuramente un prodotto molto performante. Su Clio devo ancora studiare un attimino la situazione, perché rispetto a quando li ho presi a gennaio, insomma, sono, secondo me, trucchi molto particolari, soprattutto l'ambito in crema. Già vi potrei parlare dell'illuminante che ho messo, il suo, che è Cosmic Love, che presi sempre a gennaio quando aveva messo le spese di spedizioni gratuite, avevo preso proprio quattro cose. Illuminante scintillante con finish impalpabile. Io ho preso lo 04 Tokyo Sunrise, è un bellissimo illuminante, ragazze. Ok, poi cosa ho fatto? Sì, ho messo come base l'ombretto in crema, sopra l'illuminante ho sfumato a lato, ragazze, con, scusate, sono vicino al cassetto, con una terra di Collister, che non è questa qui ma è l'altra, perché quella è quella illuminante, scusate, un po' sporca di make-up, questa terra marroncina proprio classica. Mascara di cui vi parlerò presto, che mi è durato tanto per essere una travel size, non credo che l'abbiate visto nei finiti beauty di aprile, ma sicuramente quelli di maggio. L'ho utilizzato al meglio, ve ne voglio parlare. Ho messo questo qui. Per quanto riguarda le sopracciglia, sto ancora utilizzando la combo di Benefit, anche se penso di non aver messo il gel fissante, però mi sono venute abbastanza bene, quindi va bene. Però tendenzialmente come combo di Benefit queste due. Poi che cosa ho fatto? Poi che cosa ho fatto? Come blush ho voluto puntare su un aranciato Essence Matte. Questo qui mi piace molto, ragazze. È Pitch Me Up, il numero 10. È un bel po' che non curo Essence da un punto di vista proprio di prodotti in polvere. Questo mi piace. Minima spesa, massima resa. È un bel tono aranciato che sull'effetto, che sullo stile di questo make-up, secondo me ci sta molto bene. Orecchini Shara Shop,
che sono sempre quelli della prima parte di questo vlog. Trovate l'e-commerce su Instagram, carinissimi. Belli, belli, belli. Poi, come terra, ragazze, oggi ho messo la Hula di Benefit che tornerò presto ad utilizzare perché è sempre molto bella. Ho fissato il tutto con una nuova acqua termale che ho cominciato oggi perché sicuramente avrete visto nei Finiti Beauty di aprile che ho finito quella di Jonzac. Sì, ho cominciato questa qui che avevo in scorta di Uriage. L'ho appena cominciata, l'ho utilizzata come fissante make-up. Vedremo. Non ho mai provato quella di Uriage, sono molto molto curiosa. Voi direte, le acque termali sono tutte uguali? Sì, potrebbe essere, però secondo me c'è qualcosa di meglio e qualcosa di un po' meno meglio. No, qualcosa che mi piace di più, qualcosa piace di meno. Non sono proprio tutte tutte uguali. E niente, ragazze, io penso, non lo so se chiudere qui o il vlog o no. Cosa facciamo? Lo chiudiamo magari dopo con i saluti, vediamo un po' come si evolve, perché tra ieri e oggi è venuto già bello corposetto, vi ho fatto vedere un po' di cosine, però vi saluto nella clip successiva. Ciao, buon 1º maggio! Eccoci, sono venuta a concludere il vlog, vi devo svelare questa cosa. Ho dovuto guardare l'ultima clip perché non mi ricordavo se l'avevo chiuso. È domenica sera, mi sono appena struccata. Il make-up di oggi lo trovate su Instagram, mi trovate come C4Kate. Oggi ho utilizzato la Tropical Paradise Palette di Make Up Revolution, fatta in collaborazione con Tammy, bellissima, andatemi a seguire così la vedete. Approfitto di farvi vedere l'errorino che c'è stato circa la sopracciglia, che mi sta appunto venendo in aiuto la combo di Benefit, anche se ripeto, ragazze, che la combo di Essence rimane la mia preferita. Purtroppo c'è stato un piccolo problemino al quale siamo già lavorando, nel senso che stanno già ricrescendo, però può succedere, la matita mi viene in aiuto, però da struccata almeno vi ho fatto vedere qual era la problematica, speriamo non risucceda più. Adesso procedo con la mia skincare, farò un trattamento purificante non completo, un po' detossinante per pulire un po' la pelle, ne sento la necessità. Trovate sul canale vari video dedicati al trattamento super purificante homemade, a quello più leggero, a quello più pesante, insomma. Trovate delle cosine, poi sapete ovviamente che se c'è qualche cambiamento effettivo facciamo nuovi video. Nulla, io concludo il vlog, non ho la più pallida idea di quanto sia venuto lungo, in ogni modo spero di esservi stata di compagnia, di avervi strappato un sorriso, vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, mi raccomando, lasciatemi un like di supporto, attivate la campanellina per non perdere tutti i prossimi video, seguitemi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!